presso la libreria Coop Ambasciatori abbiamo intervistato l'autore e poeta Guido Catalan in occasione dell'uscita del suo ultimo romanzo, Tu che non sei romantica. Il tuo libro si intitola Tu che non sei romantica, diventeremo romantici dopo averlo letto? È molto probabile che chi leggerà questo libro diventerà romantico e chi è già romantico smetta di esserlo. Hai esordito scrivendo canzoni, poi poesie e ultimamente sei approdato al genere del romanzo. Raccontaci questa tua nuova avventura letteraria. Questo in realtà è il secondo romanzo, ma in ogni caso sì, passando dalla poesia al romanzo, il passaggio dalla poesia al romanzo è stato piuttosto traumatico, soprattutto per il primo, nel senso che è un po' come un centometrista che passa alla corsa lunga, alla maratona. Quindi all'inizio è stato traumatico sia a livello proprio psichico ma anche fisico. Poi però ci ho trovato gusto, questa libertà mi è piaciuta e quindi adesso mi piace anche scrivere la prosa. Hai dei consigli da suggerire ai giovani che vorrebbero introdursi nel mondo della scrittura e della letteratura? Sì, il mio consiglio è sempre uno, è leggere molto, quindi leggere il più possibile e leggere bene se possibile, però ecco, se si vuole scrivere bisogna leggere, come se si vuole fare dei film bisogna guardare molti film. Sono un poeta professionista vivente, sono alto 1,60 m. Porto il 41 di piede, ma non ne sono sicuro, saranno 10 anni che non mi compro un paio di scarpe. Ho smesso di fare lavori seri da quando ho intrapreso la carriera di scrittore di successo con un libro distopico, fantapsichedelico, poliziesco, dal titolo Squadra Antisuicidi. E Soldoni parla di un mondo dove ogni tanto sganciano una sfera d'acciaio da 10.000 metri sulla popolazione che si annoia. Così non si annoia più. In aggiunta sono tutti piuttosto depressi e il suicidio è diventato un reato grave, tipo che se tu ti suicidi tua moglie si becca l'ergastolo. Capito che roba? Mi chiamo Giacomo Canicosse, non vincerò mai lo strega con questa roba. Non farò mai il conduttore del Festival di Sanremo. In più sono solo come un cane, perché Anna se n'è andata. O me ne sono andato io. Ma uno se ne può andare se non è mai arrivato. Mi chiamo Giacomo Canicossa, 3 anni fa la ragazza dei ragni se ne è volata via, 10 giorni fa invece ho perso Anna. Ma ci si può perdere se non ci si è mai vinti. E comunque magari il campiello ce la faccio.